In questo tutorial creiamo le pagine e i menu di navigazione del nostro sito. Prima di passare alla realizzazione della testata e del footer, in questo video andiamo a creare tutte le pagine e i menu di navigazione. Uno ci servirà per la versione desktop e il secondo invece per quella mobile. Infatti, come vedi sul nostro sito, nella versione desktop abbiamo inserito nel menu di navigazione le voci corso WordPress, temi, plugin, manuale, risorse e alla fine un pulsante che porta alla pagina assistenza. Se adesso visualizziamo il sito nella versione mobile, è presente l'icona hamburger che rappresenta il menu di navigazione usato solitamente per gli smartphone. Cliccandoci sopra, compaiono le stesse voci, ma il pulsante assistenza in questo caso è un link normale come gli altri. Perfetto, iniziamo subito a creare le pagine e lo facciamo con la home page. Quindi dalla bacheca di WordPress andiamo su Pagine, Aggiungi pagina e nel titolo scrivo Home Page. Così facciamo per tutte le altre pagine, ovvero la pagina temi, risorse, plugin, manuale, assistenza e corso WordPress. Alla fine quindi avrò tutte le pagine prive di contenuti che andremo ad impaginare con Elementor Pro nei tutorial successivi. Benissimo, proseguiamo con la creazione dei menu portandoci su Aspetto, Menu. Il primo menu lo chiamo Desktop. E all'interno inserisco le pagine corso WordPress, temi, plugin, manuale e risorse. Fatto questo, clicco su Crea menu. A questo punto vado a crearmi un secondo menu di navigazione che chiamerò Mobile. All'interno di questo menu inserisco tutte le pagine tranne la pagina Home. Li vado a riordinare. A differenza del precedente, dove la pagina assistenza verrà richiamata attraverso un pulsante, nel menu mobile, in questo caso, ho inserito anche la pagina assistenza. Clicco alla fine su Salva menu. Ok, riepilogando in questo tutorial, abbiamo generato tutte le pagine del nostro sito, che sono al momento prive di contenuti, e abbiamo creato i due menu di navigazione, uno per desktop e l'altro per la versione mobile. Se qualcosa non ti è chiara, scrivici nei commenti qui sotto. Per rimanere aggiornato dei prossimi video, iscriviti al canale. Nel caso ti occorrono consigli mirati sul tuo sito fatto con WordPress, visita il nostro sito imparare.wp.it.